Benvenuti da Vittei in questo nuovo episodio di Sims City. Allora, ci sono già tre crimini in corso al giorno. Questo è un problema perché, come vi dicevo nello scorso episodio, vi praticamente atterra l'economia. Quindi ho intenzione al più presto vedere già i criminali che girano in città perché non hanno niente da fare e vanno a rubare da me. A me questa cosa non piace, perciò io direi subito di prendere addirittura un prestito, aumentiamo di uno le tasse, così magari ci facciamo un po' di soldi in più. Allora, la polizia, mettiamola da questa parte, così poi ce la fa fino a qua più o meno, no? Sì, credo di sì. Allora, la polizia c'è. Così va a arrestare questi dannati criminali che già non stanno facendo una macchia evidente. Come vedete, qui ci sono i livelli. Più è blu la zona, più c'è la presenza della polizia, più è arancione scuro, più c'è la presenza di criminali. Come vedete, già ci sono criminali fissi proprio a casa loro. Però la polizia adesso sarà attiva. Ecco, già tutte le macchine sono occupate. Vabbè, andate, dai, andate, andate, andate qui. Ecco, ne ho arrestato uno. Possibilmente se ne arresti un altro qui, sarebbe meglio. Ah, questo mi sa che è stato già commesso. Abbiamo già un criminale in cella. Va bene. Speriamo che fanno il loro lavoro. Abbiamo un muto sulle spalle di 25.000 simoleon. Com'è che si chiamano? C'è scritto? No, non c'è scritto. Vabbè, chiamiamoli euro, che è più semplice. Qui siamo pieni. È un problema. È un problema. Come vi dicevo, dobbiamo mettere nella specializzazione il deposito. Il deposito in modo da magari anche vendere il carbone e farci due soldi in più. Dove lo mettiamo? Qui mi sembra un peccato, uno spreco. Ah, a proposito, ma il vento. C'è molto vento in questa città? Boh. Proviamo a metterne. 11. Ma non è poi così tanto, insomma, non ne vale la pena. Qui c'è una zona proprio blu col vento, come vedete. C'è sempre l'aria, ma lasciamo perdere il vento, non ci interessa per il momento. Distruggiamo la fabbrica. Distruggiamo la casa abbandonata. Speriamo che non crolla più nessuno. Anche se sarà difficile. Pensando un po' all'eccesso di carbone, ho messo un deposito qui. Aspettiamo un attimo che ci vengano. Ecco, due operai a lavorare. Come se avete visto, se avete fatto in tempo a vedere, le fabbriche hanno espresso espresso come opinione, vabbè, un sorriso. Dov'è? Ecco qui. Le fabbriche sono abbastanza felici. Le persone anche. C'è qualcuno giallo. Perché shopping. Ma ci sono i negozi. Vabbè, lasciamo perdere per il momento. Qui sono abbastanza felice anche perché gli ho messo il deposito. Qua c'è uno malato. Va bene. Qui c'è la nostra fabbrica di carbone. No, non di carbone. Che lavora con il carbone. È la nostra fabbrica di corrente. Qualcuno si è distrutto. Allora. Qui. Bruciata. Abbiamo già 4 criminali in cella con una capienza di 10. Un problema, già ce ne sono qui altri liberi. La zona qui si è schiarita. Qui anche. Beh, dai, la polizia sta facendo il suo lavoro. Qui è diventata anche un po' blu. Beh, piano piano riuscirà a ripulire tutto. Qui, per chi ha il DLC, c'è la polizia francese. Ma non ci interessa tanto, più o meno ho capito che è uguale a quella normale, forse anche meglio quella normale. Non capisco la differenza. La medicina è un'altra cosa che dovremmo mettere, ma
Mettiamo questa qui che non costa niente né di base né ogni ora. Quindi mettiamola. Che cos'è? Non lo so. È qualcosa che, insomma, riguarda la medicina, forse la prevenzione. È una specie di pronto soccorso. Però non costa niente, al massimo se dà fastidio lo togliamo. Qual è il problema? Questo Optal City in the Region. No, ancora l'update non possiamo fare. Distruggiamo ancora qualche cosa. Purtroppo ci tocca ancora fare questo lavoro. Distruggere. Lì c'è qualcuno che va a fuoco. Proprio distrutto già. La polizia, vabbè, fa il suo lavoro. Qua ancora dobbiamo mettere le cose. Qui si lavora. Beh, carbone, carbone. Anzi, il carbone. Ah, ecco qual è il problema. Dobbiamo aggiungere altro carbone. Un deposito di carbone. Mettiamolo qui. Tanto questo spazio non sarà utilizzato anche perché qui c'è la discarica. Quindi un deposito di carbone, un deposito normale per le merci. Impostiamo qui che cosa bisogna fare con il carbone. Lo vendiamo per 6.000 euro. Diciamo che siano euro, eh. Beh, cosa fanno? Beh, siete pieni, andate a depositare qui così io lo vendo. Forza. Dai, 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 che c'è qualcuno che sta caricando. È andato, è andato, è andato. Perfetto, vedete già compare il carbone. Possibilmente tra un po' arriverà qualcuno che se lo verrà a comprare. Ecco, già è arrivato uno. Se l'è comprato, sono 6.000 euro in più nelle nostre casse ed è arrivato ancora altro carbone da poter vendere. Perfetto. Qui la produzione è ripartita. Qui il carbone, vabbè, viene consumato, però ce la facciamo. A corrente, siamo messi bene. Ah, qua anche discarica, non discarica, liquami anche. Allora, la popolazione. C'è una grande richiesta di zone commerciali. Ma facciamo così, distruggiamo una casa qui, una casa qua, o qualcosa anche qui. E mettiamo un po' di zona commerciale qui. Qui. È un po' poco, però non mi piace molto espandere queste zone commerciali, anche perché poi non hanno né dipendenti né compratori. Potrebbe essere un problema. Perciò lasciamo perdere. Vedo già questo si è ingrandito. È più tassabile. E ci sono i tizi e gli omini che lavorano. Va bene, dai. Qua che c'è anche una betoniera. Beh, dai, abbiamo un profitto di 800. Sempre stiamo pagando il mutuo. Abbiamo ancora 20.000 euro da restituire. Non le voglio restituire, tanto non fa differenza. O le restituiamo subito o dopo, tanto dobbiamo sempre pagarli, perciò lasciamo stare. Chi se ne frega in questo caso. I guadagni stanno crescendo. Mettiamo vigili del fuoco o l'ospedale. Mettiamo l'ospedale, ho cambiato idea perché l'ospedale ci permette che... L'ospedale fa in modo che i cittadini non muoiano. Qui volessi mettere un qualcosa si può. Quindi lasciamo un po' di spazio magari. Tipo così. Così volendo si possono mettere le celle, altre celle. E abbiamo un servizio sanitario. Mettiamo anche il cartellone. Così facciamo, non dico pubblicità, perché la pubblicità non serve, ma almeno i cittadini capiscono dove si trova la clinica.
e ci vengono e non muoiono. I Vigili del Fuoco magari li mettiamo nel prossimo episodio con altro tempo a nostra disposizione. Quindi raga, come al solito lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi e lasciate anche un bel commento per farmi sapere la vostra. Da Vita è tutto, ciao!